Eccoci ragazzi, buongiorno. Ho una voglia di fare questo video, non sto più nella pelle. Udinese-Inter. Ho difeso l'Inter fino all'indifendibile nelle ultime settimane. Ho cercato di mantenere la calma, di analizzare le cose in maniera lucida, corretta, lo sapete, nonostante le difficoltà, i problemi, i dubbi. Udinese-Inter, ma che cazzo di partito ho visto? Uno spettacolo indegno che noi tifosi non meritiamo. Di chi è la colpa? Di tutti. Va equamente divisa. Perché Inzaghi è in confusione, non è tranquillo. È palese. Le scelte sono state assurde a mio modo di vedere, le sostituzioni. Però poi in campo vanno i giocatori e pochi, pochi si sono salvati ieri. L'Udinese è stata superiore, ha vinto più duelli, ha fatto le cose per bene, si è difesa. Senza soffrire poi chissà che cosa, e ci ha fatto male quando ha avuto l'occasione. Noi in balia, una confusione, una mancanza di idee, pochissima lucidità, errori, difesa pessima, attacco inconsistente. Cosa cazzo avete, ragazzi? Cioè, non lo so, c'è qualcosa. La prestazione di ieri è uno schifo. Io posso tollerare tutto, però la mancanza di anima e di dignità a questo punto, no. Qui non si può sorvolare. Noi tifosi non possiamo sorvolare. E ora sì, sono un po' preoccupato. Ciao. Qua sono fuggito al mare, vedete, c'ho il mare alle spalle. Allora, credo che ieri sia successa una cosa che non era mai successa da quando facciamo il format con Carlo e Ricky. Tutte e tre le squadre nostre hanno fatto cagare, tutte e tre, chi più chi meno. Per fortuna non ho visto le sconfitte di Inter e Roma, cioè per fortuna. Magari se le avessi viste mi tiravo un po' su di morale. Ho visto quella della Juve, allucinante. Veramente abbiamo fatto cagarissimo. Facciamo veramente cagare. Siamo una squadra allo sbando, siamo una squadra senza anima né cuore. Meno male che sono fuggito al mare, anche se ogni volta che apro Twitter e Facebook c'è un macello di gente, fra cui c'è un macello di gente che mi insulta, no? Perché come ben sapete sono anche un blogger della Juve, no? Cioè come se fosse colpa mia, no? Della situazione. E tornando alla squadra facciamo veramente schifo, non so che dire, non posso aggiungere altro. È una vergogna che abbiamo perso contro il Monza. Prima vittoria in Serie A del Monza contro la Juve, rimarrà anche una cosa storica. Vergogna, vergogna. È già prima mattina, sento la tua vocina, mi sveglio ogni mattina, non ce la faccio più. Mi alzo già un po' stanco e vado a lavorare, ma chi me lo fa fare? Non ce la faccio più. Mi dice amore mio, ci sono le bollette che tu devi pagare, non ce la faccio più. E poi ci sta mia madre, e poi ci sta tuo padre che devi accompagnare, non ce la faccio più. Allora tu lo sai cosa ti dico, mi prendo una giornata col mio amico.
Ciao ragazzi, com'è? Tutto bene? Beh, spero di sì. Insomma, sta domenica, o sto lunedì, o sto sabato, tanto si gioca tutti i giorni, è andata male a tutti e tre. Certo, a sto giro posso dire con orgoglio del coglione che però abbiamo giocato bene almeno noi, e questo è vero. Roma perde in casa contro l'Atalanta 1-0, con l'Atalanta che fa un tiro e un gol, bel gol tra l'altro di un ragazzo giovane, bravo, e però bisogna dire che onore al merito, la Roma ha giocato veramente bene, una partita preparata in un modo e purtroppo gestita in un altro, perché il buon Dybala ha pensato bene di farsi male addirittura nel riscaldamento. E però va bene, insomma, dai, non sono entrate tre volte davanti al portiere Ibañez e Abraham, e niente, più le altre, insomma, Shomorudov o come minchia si chiama, ragazzi, è riuscito a sbagliare un colpo di testa da un metro, però vabbè, è andata così, però positivi, dai, giocato bene. Ora c'è l'Inter la prossima dopo la pausa, e quella sarà un casino. Questa è andata così. Ciao Fre, qualcuno deve pur lavorare qua per mantenere quelli che stanno in vacanza, quindi andrò a lavorare io.